Più calda rispetto alla 2001, forse una delle annate più calde degli ultimi anni, 2003-2012 anche sono annate calde. 2003, da racconti ricevuti da parte di persone che lavoravano in azienda, è stata un'annata dove a ridosso di Ferragosto tutti quelli che erano in ferie sono dovuti ritornare di corsa per raccogliere le uve che non maturavano ma si autoconcentravano sostanzialmente. C'era questo caldo torrido, le viti cominciavano ad avere dei sintomi di stress e quindi è stata necessaria molta tempestività nella raccolta. Un'annata più calda, per cui dei sentori più tropicali sotto certi aspetti, no Andrea? Tu che ne dici? Sicuramente è un vino che fa vedere. Sono molto contento che sia stato portato al 2003, perché ovviamente serve a stressare alcuni concetti, no? Il concetto ovviamente dello Chardonnay, che in Italia rispetto ai modelli borgognoni ovviamente assume delle note più tropicali, più mediterranee, più ricche, più calde, quello ci mancherebbe, quello che ci aspettiamo. D'altro lato, in un'annata dove appunto si ha un po' la sublimazione di questo carattere tropicale, queste note sentite proprio di mango, note di ananas, note di frutta ovviamente candita, no? Sicuramente al naso, ma quando lo andiamo a assaggiare ovviamente non ha lo spirito e la presenza del 2001, c'è questa nota dolcina finale che lo rende ovviamente non così equilibrato e non così bello, però direi la cosa impressionante è la freschezza, no? Cioè non è nato 2003, questa è una classica freschezza che non è l'acidità, questa è proprio la famosa sapidità, no? Questa microsalivazione che ci parte in bocca e che permane, probabilmente c'è anche un po' l'intervento del grechetto che ha comunque una struttura quasi tannica, no? Il 20%. Ecco, quindi un'annata dove il grechetto probabilmente ha salvato la baracca, no? Perché effettivamente uno poteva anche dire ma si fa o non si fa il cervaro, ecco, però mi piace quando anche nelle annate un po' estreme certi grandi vini escono, se non si tradiscono, chiaramente questo 2003 non avrà la longevità del 2001 che probabilmente altri 10 anni li dura tranquillamente, questo 2003 probabilmente è già in fase un po' calante come integrità, fatto restando che è molto piacevole, però magari lo andiamo a servire su o un dessert addirittura o comunque sicuramente non abbinandolo a qualche preparazione con una certa importanza o un secondo piatto, però assaggiarlo secondo me è molto interessante per capire quello che è veramente il substrato geologico e la struttura del cervello della sala, un anno dove diciamo la frutta è stata in parte un po' pusciata da questo calore, fermo restando che comunque nel vino non sentite un eccesso di surmaturazione, cioè io ho delle memorie del 2003 dell'Alto Adige, del Friuli, dei vini che adesso sono spompi, sono piatti, si sente una tacata ma si sente in maniera negativa, qui direi che si sente una tacata ma si sente come questo territorio, questo suolo agisce un po' come da tampone riuscendo a offrire alle uva un substrato su cui anche l'attacco diciamo dell'eccessivo calore non crea particolari problemi. Sì.